Questa è una nuova storia. Mi ricordo di iscrivervi e lasciare tanti lingotti. Bene, in questa calda giornata calda e bella, come tutti i giorni, era arrivato venerdì. Bisognava andare a scuola, bisognava studiare come ogni giorno, interrogazioni, verifiche, c'erano da fare. Nessuno sapeva cosa ci aspettava oggi. Ma si sa solo che il preside annunciò che non c'era la professoressa di scenografia. Questa scuola era molto grande, ma gli studenti non si comportavano mai bene. Erano un disastro, erano degradanti, erano bruttissimi, erano cattivi e anche soprattutto bulli. Questo ragazzo, uno studente molto studioso, molto bravo, stava andando in classe, come tutti i suoi giorni. Stavano aspettando la sostituta della prof di scenografia, ma non arrivava. Pazientoso aspettavano, però ancora non c'era nessuno. Ah, quante cose! La prof ancora non era entrata, c'era ancora la bidella. La stavano aspettando. Intanto la bidella stava ballando insieme a lui, perciò non c'era niente. Aspettavano, continuava e lui continuava a ballare, ma niente di che. Aspettavano ancora la prof di scenografia, però ancora non arrivava. La prof lo mandò in castigo perché continuava a dargli fastidio. Quando arriva l'altra prof? Quando arriva? Ma non si sapeva, quindi non gli rompere le scatolotte. Intanto qui non succedeva ancora niente, tutto normale e come detto. Una giornata per ora, fino ad ora, tranquilla, niente disturbi. Niente cose strane, tutto bello. Intanto gli studenti stavano studiando e nel cortile non c'era nessuno, non c'era manco anima viva, pensate voi. Questo cortile lo teneva una signora di nome Charles, francese, lo teneva come proprio la sua custodia proprio. Di solito questa zona era una casa, però questa signora lo continua ancora oggi a, diciamo, proteggere e a curare questo giardino. Poi qua abbiamo anche dei bellissimi alberi, eh. Alberi, penso, se non mi sbaglio, di ciliegio. E niente. Gli studenti si stavano comportando abbastanza bene. Stavano ancora aspettando la prof. Erano le 12. Mancavano ancora. Erano le 12 e 15. E mancava ancora un'ora. A più di 2 ore e mezza.
Intanto lui si divertiva con la bidella a fare molte cose, ma nel senso di balletti e di quant'altro. Giaceva il silenzio. Questa giornata sembrava proprio strana. Non si capiva perché. Ma erano tutti silenziosi, non si sapeva. I bulli erano assenti. Forse era per quello. Girovagando per la scuola si sentiva una puzza di fumo nei bagni. Nessuno andò a controllare perché nessuno voleva far passare i guai a qualcuno. Perché il fumo fa male e non bisogna utilizzarlo quando si è piccoli. Quindi, aspettando ancora la professoressa, impaziente, stava girovagando ancora in classe, qua, così, eccola, però aveva preso l'arma. Quindi i bulli ancora non erano finiti. Era pronta per sparare la professoressa che doveva entrare, perché lei la stimava e l'amava tantissimo. Guarda negli occhi. Ha gli occhi da proprio un ranocchio. Da furbastro e da monellaccio anche. Guardate le posizioni che assumeva. Ma proprio era un... Boh, era un pazzoidino. Non si punta ai professori. Però aveva anche un poco ragione. Sa professoressa non arrivava mai. E si iniziava ad annoiare lui. Non è che poi... Continuava. Fece dei tic, non si sa perché. Voleva vedere qualche altra parte. Ma... Entrò la prof e subito la uccise. Però non successe niente, si continuò. Intanto tutti erano a posto, tutti erano normali, solo in una classe stavano facendo una verifica. Non si sa perché, ma nessuno faceva verifiche, solo una classe. Poi c'era la professoressa di scenografia, quella che il nostro carissimo compagno pazzoide ha ucciso prima. Sì, lei faceva delle verifiche, ma proprio sulla corporatura, proprio di come si comportava la gente e soprattutto di come si muoveva. Soprattutto faceva fare ginnastica, molta ginnastica, perché per ballare ci vuole anche molta elasticità. Intanto il signor Monello e Birbantello era seduto alla panchina, ma entrò in fretta e in furia perché non si voleva prendere la nota dalla professoressa. Ma la professoressa entrò con gran stile. La professoressa era uscita perché stava facendo troppo il cattivo e poi doveva rientrare per rifare la scena. Ah, monellaccio, non sai quante note dovrei avere ancora. Mi sa che questa scuola per te sarà un poco dura. Aspettando ancora la professoressa. Diceva, questa professoressa non veniva mai. Finalmente era entrata.
Lui dice che c'era un miracolo. Ci fu un miracolo perché era entrata. E infatti è riuscita, doveva andare in bagno, poi è rientrata di nuovo e non si capiva più niente. Lo interrogò su alcuni balletti. Lui era molto affascinato dal suo corpo, anche dai suoi balletti. Voleva tanto fare quello che tutti vorrebbero fare. Però ragazzi, questa giornata di scuola si conclude all'1:30. Ovviamente finisce il signor Scimmio. Io non parlo. Ovviamente prestare tanti, tanti, tanti lingotti d'oro a il signor comunista e iscrivervi al canale. Terza storia, per una settimana non faccio video. Ciao!